L'uva è il centro del nostro universo, del nostro territorio, della nostra vita e dei nostri cuori. Questi i valori fondamentali di Casal Taulero, presente alla 53esima edizione del Vinitaly. L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. L'azienda nasce a fine 800 a Roseto degli Abruzzi dalla famiglia Taulero, quindi ha una origine nobiliare. E in pratica Giovanni Taulero è considerato il precursore della vitivinologia in Abruzzo. E quindi da lì questa ricca tradizione dell'enologia che poi è stata tramandata alle persone che in primis lavoravano per la famiglia Taulero e poi si è insomma diffusa. Ecco, siamo al Vinitaly edizione 2019, appuntamento veramente importantissimo per i protagonisti che producono vino in Abruzzo, ma voi avete ottenuto un importante riconoscimento. Sì, e diciamo quest'anno ci riempie veramente di orgoglio, in quanto il pecorino Duca Taulero, che è una delle nostre linee più importanti, è stato premiato con il Five Star Wines con un punteggio di 92 su 100. È quella, diciamo, chicca in più che arricchisce ancora di più questa edizione del Vinitaly e soprattutto perché puntiamo anche alla valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni, quindi un pecorino di una linea superiore che viene premiato per noi è veramente una bellissima soddisfazione. L'anima osa è lei che si perde, poi si... Quali sono i prodotti che vengono maggiormente apprezzati dal pubblico presente qui al Vinitaly? Ma indubbiamente il Montepulciano, perché è il nostro vino principe, ma poi seguono anche tutti i nostri vitigni autoctoni, quindi pecorino, passerina e non ultimo anche la versione spumantizzata del pecorino, che è un'ottima alternativa per un happy hour e anche per un aperitivo abruzzese. Ecco, quali sono le più importanti novità di Casal Taulero? Ma indubbiamente l'idea comunque di continuare a spingere per quanto riguarda i nostri vini autoctoni e in particolare quest'anno abbiamo una nuova etichetta che è l'etichetta Mr. Mont, che è completamento della gamma delle altre due edizioni precedenti in cui avevamo un pecorino, una passerina molto esuberanti in etichetta, dove appunto già nell'idea di quello che fosse poi l'immagine è anche quello che noi vogliamo rappresentare con il vino. Quindi abbiamo questo Mr. Mont che questa è un personaggio, come noi ce lo siamo immaginati, un rocker molto passionale e grintoso, e l'abbiamo appunto sposato sul Montepulciano. L'anima vola, le basta solo un po' d'aria. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che importa. Sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre.
Ecco Simona, abbiamo parlato del passato, del presente, ma il futuro cosa riserva a questa azienda? Allora, il futuro sicuramente tantissime idee e nuovi progetti, soprattutto per quello che riguarda i mercati esteri. Puntiamo molto alla Cina, dove stiamo andando molto bene, all'Inghilterra e anche adesso gran parte negli Stati Uniti, dove stiamo cercando di sviluppare sempre di più. Ecco, come viene percepito il vino abruzzese qui al Vinitaly? C'è una grandissima rinascita, io credo, del vino abruzzese, soprattutto nelle promozioni che si stanno facendo negli ultimi anni nella nostra promozione, non ultimo anche tutto quello che c'è stato per quanto riguarda l'attività di promozione del consorzio e anche l'attività di incoming che curiamo anche noi in cantina, le degustazioni all'estero. Diciamo che assistiamo, siamo fortunati di assistere a questo periodo positivo del vino abruzzese. E poi il Vinitaly è un appuntamento veramente imperdibile per tutti gli appassionati del settore, per gli esperti e per i protagonisti stessi. Sì, il Vinitaly è un appuntamento immancabile anche per le persone che semplicemente vogliono entrare in questo mondo diciamo un po' magico che è quello del mondo del vino. È un settore in crescita, l'abbiamo detto, e per tutti coloro che sono appassionati e non, rappresenta un qualcosa comunque da visitare e da vedere almeno una volta nella vita. Mica si perde l'anima.